Pronto? Ciao. Ciao, tesoro. Ti ho svegliato? No, sono in hotel, stiamo per fare colazione. Senti, capisco perché lo stai facendo. Sono solo le bugie che mi fanno male. Ricordati che puoi dirmi tutto, David. David? Sì, scusa, devo richiamarti. Che c'è? Va tutto bene? Sì, va tutto bene, ti amo, ciao. Ehi! Che c'è? Guarda! Mi chiamo David Packhouse, ho 22 anni e sono un trafficante internazionale d'armi. 6 mesi fa facevo il massaggiatore a Miami Beach. Scusa, mi è caduto. E ora eccomi qua con il mio migliore amico del liceo. Vieni a lavorare con me. Io sono contro la guerra. Non si è pro o contro la guerra. Si è pro soldi. Come hanno fatto dei 20 e qualcosenni a ottenere un contratto di 300 milioni con il Pentagono? Mi hai detto che vendevate lenzuola! Sì, ma non solo, ti ho detto che vendevamo anche altre cose. Credevo piumoni! Dio benedica l'America di Dick Cheney! Milioni di munizioni per AK-47. Può fornirci l'intero ordine. Non posso fare affari col governo americano, sono su una lista nera. Sei segnalato per terrorismo. Ma che lavori per la sicurezza nazionale? Il lavoro è fare affari con persone con le quali il governo americano non può trattare direttamente. Stiamo per metterci in tasca 300 milioni di dollari. Ed è legale. Non è illegale. Non sono cattivo. Ma in certe situazioni sono costretto a chiedermi cosa farebbe un cattivo. Ma è sicuro guidare fino a Baghdad? Molto sicuro. 50-50. Cioè a 50 viviamo e a 50 moriamo? Sì, ecco perché noi viaggio di notte, è più sicuro. Quanto più sicuro? 50-50. Oh, ma che... Oggi vi parlo di soldoni, bei soldoni, sì, perché sappiamo bene quanto costa produrre un film, costa veramente tanto. E negli ultimi anni si è visto proprio un netto aumento dei budget, no? Pensate che si parla addirittura di un budget di $1 miliardo per Avengers Infinity Wars parte 1 e 2. Cioè, ormai i budget tra i 300 e i 400 milioni di dollari per i blockbuster sono diventati la norma, sono spiccioli, sono delle barbonate, no? Beh, io sono andata a vedere quali sono i film più costosi nella storia del cinema, attualizzando naturalmente i costi al valore di oggi. Volete sapere? Allora, apre la top 5 Rapunzel, l'intreccio della torre, del 2010, con un budget di $281.3 milioni. Però segue Spider-Man 3 del 2007, che ad oggi sarebbe costato sui 291 milioni. Al terzo posto Titanic del 97 con $294.4 milioni. Al secondo posto Cleopatra del 1963 con ben $340 milioni. E infine l'imbattibile Pirati dei Caraibi ai confini del mondo con un budget di $341 milioni. Secondo voi budget così alti sono veramente necessari per il successo di un film? Voi cosa apprezzate di più in un film? Gli effetti speciali, la storia, l'interpretazione degli attori? Fatemi sapere nei commenti sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!